Domenica, festa di Santa Lucia, il patrocinio di maggio, come accade oramai da 372 anni a questa parte, si rinnova l'omaggio e l'abbraccio anche di Piazza Duomo. Esatto, si rinnova il ricordo di Santa Lucia che, chiamata dai siracusani, ha detto sì, ha risposto all'invocazione di aiuto, ha risposto alle preghiere che venivano fatte. E questa è la conferma di questo particolare e straordinario legame che lega Siracusa e Santa Lucia, il Siracusanaie. Solo qui si sente questo tipo di invocazioni, in nessun'altra parte del mondo. Riprenderemo quest'anno il concerto della banda nel sagrato di Piazza Duomo e ci sarà anche un raduno bandistico con quattro bande della provincia di Siracusa. Riprendiamo il giro delle edicole votive ad Ortigia, estremamente importanti. Quando si terrà? Sarà la domenica mattina, il 13 mattina, e il mercoledì della settimana saremo a San Martino a spiegare il polittico dell'anonimo di San Martino, un quadro estremamente importante dove è raffigurata Santa Lucia. Lucia, esempio di dono, c'è scritto sui manifesti nel programma che presenta questa nuova edizione. Esatto, ogni anno diamo un tema e caratterizziamo la festa per un tema. Quest'anno l'enciclica del Papa sulla santità. In fondo la santità è questa, la capacità di donarsi, santità probabilmente essere coerenti, e Santa Lucia ne è stato un esempio per tutti quanti noi. Lei, dono totale, 1000 anni prima di Francesco, ha donato tutti quanti i suoi beni ai poveri, ha donato la vita per dei suoi ideali. Ora, in una città che è brava a perdersi e disgregarsi in diverse fazioni su ogni tema, maggior ragione in piena campagna elettorale, senza chiamare in causa Lucia, ma fattore aggregante. Santa Lucia è un fattore aggregante. Io mi auguro che l'esempio e la testimonianza di Santa Lucia possa essere per i candidati sindaci un modello. Quello che ha fatto lei per il suo popolo, mi auguro che in minimissima parte possano farli anche i candidati sindaci. Chiedo una cosa di più, tu mi dai la possibilità anche di sollevare alcuni temi. Io penso che Santa Lucia possa essere, al di là della sua presenza, della tua testimonianza, anche un ulteriore valore aggiunto per la nostra città, aiutarci a dare maggiore forza alla festa, a renderla, soprattutto questa festa di maggio, che è una festa unica, si fa solo a Siracusa questa festa, la prima domenica di maggio, vediamo di renderla una festa che possono partecipare da tutto il mondo dei voti legati a Lucia. Perdoni la domanda, ma il prossimo Teseo nell'Edipo a Colono, al Teatro Greco, il Festival del Teatro Greco di Siracusa, che ci fa con Santa Lucia? Teseo, io prima di essere Teseo sono nato a Floridia e quindi la caratteristica forte della mia... Il Teseo è un personaggio, Sebastiano sono io e sono da sempre, da ragazzino, devoto a Santa Lucia. Coltivo come posso, con umiltà, con forza, con tutti i dubbi del peccatore, coltivo la mia fede cristiana negli anni, anzi di maturità, invece di, come dire, di diventare più fragile, si è rafforzata. E quindi quando vengo chiamato, qualche volta ho proposto io delle cose da fare qui in Duomo, ma quando vengo chiamato in questa occasione per Santa Lucia, io corro perché penso di poter coniugare, diciamo, la mia professione, i miei talenti, ripeto sempre in senso cristiano, non in senso di vanità, non il talento, ma i talenti che Dio mi ha dato, cioè la voce, la mia esperienza di uomo di teatro, di poterle mettere al servizio della Chiesa, della fede. In questo caso diventeranno le parole degli autori che interpreterò il 12 sera nella Chiesa di Santa Lucia Labbadia, diventeranno una preghiera che accomunerà insieme a me, insieme agli studenti del liceo classico che suoneranno, accomunerà tutta la comunità siracusana unendoci in questo afflato verso la nostra Santa Protettrice.